Salve a tutti ragazzi, io sono Maruco e oggi torniamo in un nuovo episodio della Pixelmon, episodio numero 26 che cominciamo qua in cucina, semplicemente, perché voglio craftare una cosa particolare. Può sembrare infatti assurdo per la Pixelmon, ma voglio craftare un arco. E ora capirete perché, vi avviso già che questo episodio sarà molto molto particolare, spero vi piacerà. Intanto andiamo qua, dura, ecco qua, perfetto, qua abbiamo tutte le cose che ho craftato. Ci servono però, intanto questo... E ci serve anche questo. E li mettiamo nell'arco. Ci mettiamo fiamma. Ci mettiamo infinità. E come vedete ho anche craftato delle frecce. Ecco, io direi che abbiamo tutto quello che ci occorre, quindi possiamo partire. Ragazzi, già, io sto camminando per cercare di far evolvere Lucario, Riolu in Lucario, guardate un po' chi c'è. Oh cavolo, a questo punto saliamo, saliamo, saliamo. Oh cavolo, è Latias e io lo voglio assolutamente. Ragazzi, eccolo, ingaggiato, ingaggiato Latias. Mosse, lanciafiamme. Oh, beh, non facciamo neanche troppo male. Mosse, lanciafiamme. Se lo brucia è ancora meglio, psichico. Vado di un altro lanciafiamme. Basta, a vita rossa. A questo punto zaino Pokéball. Andiamo con una Velox Ball. Dovrebbe avere ancora effetto. Ho delle Velox Ball. Sì, ne ho una. Ne ho una. Vediamo un po'. Uno, due. Niente, si è liberato. Va bene, va bene. Zaino Pokéball, che possiamo mettere? È un drago. Proviamo a mettere una Pesoball, no, perché è abbastanza leggero come Pokémon. Andiamo di Ultra Ball, andiamo di Ultra Ball, come se non ci fosse un domani. Vediamo un po'. Niente, si è liberato. Oh, finalmente un leggendario che ci fa un pochino penare, finalmente. Allora, zaino. Anzi no, Pokémon Raikou. Ecco, sperando non me lo sciotti, molto bene. Io andrei con mosse tuono onda. Paralizzalo per favore. Mosse tuono onda. Ah, ma curato. Tuono onda, tuono onda. Latias cura Raikou. La salvaguardia di Latias è finito. Beh, non riesco a paralizzarlo. Non importa, non importa. Vado ancora di Ultra Ball a questo punto. Wow, quanto è bello Latias oltretutto. Uno, due, niente. Ah, si libera. Continua a curarmi. Non capisco questo affetto. Strano, ma va bene così. Love Ball, no. Escaball, no. Non so bene cosa lanciare. Proviamo la Pregio Ball, che è una bolla abbastanza buona. È pregiata, appunto, ma non serve a niente. No, andiamo giù di Ultra Ball. Spero non s'ammazzi il maledetto. Ho 51 Ultra Ball e ho tutto il tempo del mondo per catturarti, caro Latias. Continua pure ad uscire, ma io non mi arrendo. Vado di Chic Ball. Forza, catturalo, catturalo. Uno, due. Niente, niente. È davvero un osso duro, Latias. Io posso fare qualcosa. Ho Gallade. Se non me lo ammazza, a questo punto io andrei con falso finale come se non ci fosse un domani. Vediamo un po'. Mosse, falso finale. Ragazzi, ha un PS. Ha un PS Pokéball. A questo punto vado giù di Ultra Ball. Ragazzi, vado giù di Ultra Ball. Guardate quanto è bello il mio Gallade enorme intanto. Ha un PS. Ha un PS. Continua a liberarsi. Ah, cavolo. Zaino Pokéball. Beh, però come vedete è notte. Io ho delle scuro ball. Ne ho tre. Proviamoci. 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 Uno, due, tre.
4. Catturato, ragazzi, catturato Latias. Guadagnato un sacco di punti. Che dire, oh, intanto che Galleda è salito di livello, meritatissimo. Che dire, ragazzi, io intanto continuo a fare i passi per Yolo, ma stavolta sono contento e soddisfatto. Avevo una strategia, ho portato Latias a un PS con falso finale. Secondo me è stata una cattura meritata, la vera prima cattura meritata. E a questo punto, ragazzi, abbiamo il quinto leggendario della serie. Ragazzi, è spawnato Latios. Wow, io stavo andando nel Nether a farmare quarzo. Ok, proviamo la tecnica della canna da pesca per capire se funziona. Io l'ho craftata, l'ho anche provata su alcuni Pokémon, ma in realtà non credo funzioni, ragazzi. Vediamo un po'. Ok, no, lo ingaggia, però in realtà non va. Non va, allora facciamo così. Vediamo un po' la sua direzione, è questa. Ok, prendiamo Raikou. Vediamo un po' dove sta andando il maledetto. È andato là. Aspettate che lo seguo come un idiota. Vediamo un po' se riusciamo a prenderlo. Ok, lo perdiamo. Probabilmente sì, lo perderò. Oh, ingaggiato! Ha cominciato a piovere. Va bene, va bene. E l'abbiamo ingaggiato con Raikou. Quindi, mosse. Andiamo giù di Tuononda. Ok, l'abbiamo paralizzato. Facciamo una scarica. Non dovrebbe fare troppo male, spero. E infatti è così. Ok, ragazzi, abbiamo Latios davanti a noi. Bene, io intanto stavo andando nel Nether a farmare i miei tranquillissimi blocchi di quarzo, come sempre. Pokémon non è più paralizzato, aspettate. Lo paralizziamo, ecco. E poi utilizziamo la tecnica di Gallade. Ora vediamo il sederone bello grande di Gallade, ma vado giù di falso finale. Oh, intanto eccolo là che è sopra di noi, il nostro Latios. Ok. Grazie, ci cura. Grazie, non dovevi, sei davvero gentilissimo. Però se vi è ripreso il PS, il maledetto. Andiamo con un ultimo falso finale. Ragazzi, Gallade è morto. Io ci metto giù Charizard. È notte, lui ha un PS paralizzato. A questo punto io proverei a lanciare una Scuro Ball. Ne ho 32. Ragazzi, abbiamo Latios davanti. Ok, si libera. Si libera. Intanto i nuovi leggendari che hanno aggiunto sono difficilissimi da catturare, ve lo posso assicurare, perché è assurdo. Sono contento, perché in realtà almeno non è la solita battaglia in cui lo catturo con la seconda ball. E che dire, ragazzi, abbiamo catturato un nuovo leggendario e abbiamo Latios. Ed eccoli qui, infine, ragazzi, sono riuscito a catturare, abbiamo catturato Latios e Latias. E per fare questo episodio ci è voluto tantissimo tempo. Infatti Latias, come avete visto, è spawnato nell'episodio in cui cercavo di far evolvere... Oh, intanto un PG8, aspettate che lo brucio. Ecco qua, perfetto. Peggio per te che ti metti in mezzo. Vi dicevo, è spawnato mentre cercavo di far evolvere Riolu il Lucario. Pensate un po' quanto tempo. Poi ovviamente, quando ho catturato Latias, ho deciso, ho pensato un po' al design del tutto. E quindi mi è venuto in mente di fare questa cosa con la TNT, da far esplodere il passaggio segreto, eccetera. E ho voluto creare una valle, in realtà, perché questa è una valle in mezzo alle Extreme Hills che ho trovato. E quindi l'ho trasformato, ho messo un po' di colonne nuove, come vi ho detto, i nuovi blocchi, ho messo tantissime foglie, ho messo tantissima acqua. E soprattutto qua ho fatto i due altari di Latios e Latias. Quindi poi non mi restava altro se non catturare Latios. E devo dire che non è stato tanto facile, anche perché ci ho provato più di una volta, ma finalmente ci sono riuscito. E quindi, che dire, ora abbiamo i nostri due Latios e Latias, che vediamo subito nelle statistiche. Intanto lui è rilassato, ha una buona difesa, un attaccante speciale, perché in realtà l'attacco speciale è molto molto alto, ed è grosso di dimensioni. Vediamo un po' Latias, ecco, questo è Gallade. Latias è comunque grosso, la natura un po' così, un difensore speciale molto molto lento. Che dire, ha un attacco speciale molto alto. Vediamo un po' le mosse nello specifico. Quindi lui ha psichico, riflettivo, onda sana e salvaguardia. Vediamo un po' Latios, ecco. Oh, Latios è molto molto più interessante. Ha cozzata gen, psicotrasfera, abbagliante e onda sana. Molto bene, molto bene. Che dire, sono molto contento, lui è fisico, benissimo. E niente, ragazzi, io spero che questo video un po' particolare vi sia piaciuto, un po' diverso dal solito. Ho voluto ricreare questo ambiente per i nostri due
Draghi gemelli. E quindi se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi lascio altri due video nella scheda finale. Vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine. E come sempre vi do l'appuntamento alla prossima e vi dico ciao a tutti.